Questo è Caverna di Platone. Questo è Si è lui. Questo è Caverna Rewind. Come sempre. Allora, io voglio vedere un video di Sommo Buddha. Posto che ne abbiamo parlato ieri sera nel corso del solito One Piece Deep del lunedì, mi sono chiesto se magari valesse la pena spendere due parole anche qui sul mio canale YouTube nei riguardi questo articolo che è uscito fuori, questo generalista, riguardante le violenze sessuali in One. Ora, chi mi conosce lo sa, chi mi segue su questi e sui social sa che a me di solito non piace neanche per sbaglio fare polemiche, perché penso che per un content creator sia giusto limitarsi al contenuto, a proporre il contenuto piuttosto che bazzicare nei liquami del dissing, della polemica, dello sfottò ironico o meno, non ci riguarda. E allora, quando ieri ho visto che cosa stava accadendo, che cosa era accaduto, ho preso coscienza dell'esistenza di un articolo del genere, più della notizia in sé, più dell'articolo in sé, più della polemica che si è comunque venuta a creare intorno alla notizia, secondo me poteva essere utile provare un attimo a capire quelli che sono i meccanismi che potrebbero stare alle spalle della generazione di un contenuto di quel. Va bene, Sommo Buddha non ha niente da dire su questa cosa qua. Capiamo che cosa è successo. Dobbiamo prendere l'articolo. Non c'è più. No, c'è l'articolo. C'è, certo che c'è. Certo che c'è l'articolo. Certo, cioè tu non lo vedi. Tu non lo vedi forse perché insomma qualcosa non va nel tuo computer, ma l'articolo c'è. Quanti stupri ci sono stati in One Piece? L'elenco dei personaggi certi e presunti. Considerato l'avvicinamento dell'arco narrativo finale in One Piece, rischiano di morire vari personaggi. Alcuni tra i buoni e altri tra i cattivi. Molto spesso però la morte in combattimento non è il destino più gramo, dato che ci sono situazioni nella vita che possono spezzare corpo, mente e animo di chiunque. Per le donne, naturalmente, è da tenere in conto la possibilità di essere violentate. E questo accade anche in One Piece. Cioè non riesco ad andare avanti, cioè proprio. Ma come è stato possibile scrivere questa cosa? Nel corso del manga Ciro ha accennato più volte ad alcune situazioni al limite, se non ben oltre. Ma non si sa, ma non sono mai state enunciate chiaramente quanti personaggi sono stati stuprati in One Piece. Ma che minchia di statistica è questa? Naturalmente ne prendiamo atto, certo. È stato confermato il destino di Ginny nel capitolo 1098, ma non è l'unico personaggio ad aver subito uno stupro. Nella serie era stato più volte fatto intendere che Boa Hancock e le due sorelle Marigold e Sandersonia hanno subito vessazioni continue da parte dei nobili mondiali. Tuttavia, il modo in cui odiano gli uomini e ricordano con terrore certi momenti di quel periodo di schiavitù fa pensare che ci sia qualcosa di più. È possibile che le tre sorelle Boa siano state violentate dai draghi celesti. Tra le donne è da segnalare anche la particolare situazione tra Doflamingo e la principessa Viola, che avevano un rapporto intenso e che non è detto che qualche volta non sia sfociato in stupri su Viola da parte di Doflamingo. Big Mom ha stuprato parecchi dei suoi mariti, portando quindi questo argomento anche nel campo degli uomini. Non è possibile quindi fare un conto dei personaggi violentati in One Piece, ma in generale ce ne sono molti più di quanto si possa pensare. Ma tutto a posto. Cioè, il senso di quest'articolo. Ma perché? Cioè, come mai? Amedeo Sebastiano. Questo c'ha due nomi. Ah, ho capito. È un nobile. E poi c'è la scusa. Vediamo. Domenica 12 novembre abbiamo pubblicato un contenuto legato a un episodio di violenza sessuale subito da un personaggio del manga di One Piece, un avvenimento che abbiamo trattato in modo totalmente errato. Intendiamo scusarci per l'accaduto senza cercare alcuna giustificazione. Ci teniamo però a parlare di quello che faremo per evitare che errori simili si ripetano. Ma vediamo. Voglio ribadire che come azienda, ma anche personalmente, mi scuso profondamente per quanto accaduto e per il contenuto pubblicato. È la prima volta che mi trovo a scrivere una nota di questo genere e lo faccio perché credo fermamente che quel contenuto sia quanto di più lontano possa esserci dal nostro modo di pensare. Siamo mortificati, così come è mortificato l'autore del testo, non credo, altrimenti non l'avrebbe scritto.
non solo per l'impostazione insensata e censurabile del contenuto, partito da un fatto terribile come la violenza sessuale, che non doveva essere alla base di un contenuto del genere. E io qua sono completamente in disaccordo, non vedo perché la violenza sessuale non debba essere il contenuto di un articolo. Se è fatto bene, cioè se è scritto bene e non dice, vabbè, naturalmente le donne devono sapere che possono essere violentate, cioè non è che glielo devi dire proprio così. Sai, lo devi sapere però, eh? Ma io sono una ragazza che sto facendo i cazzi miei, sto leggendo One Piece. Lo devi sapere che puoi essere violentata, hai capito? Te lo sto dicendo per il tuo bene! E stai zitta! Cosa faremo per evitare che si ripeta? Ragazzi, cosa faremo? Cosa avreste dovuto fare? Controllare. Cosa che non succede. Rafforzeremo il controllo umano, che in questo caso ha fallito. E lavoreremo per migliorare il nostro sistema di controllo automatico, che blocca la pubblicazione dei contenuti sulla base di alcuni termini. Di fatto questo sistema esiste, ma non era tarato correttamente sugli argomenti come la violenza sessuale. Ma certo, perché non c'è bisogno di tararlo correttamente per la violenza sessuale, non c'è alcun bisogno. Cioè, se si racconta per bene che a livello narrativo è successa una violenza sessuale in One Piece, si spiegano i motivi, si racconta e basta. Non c'è alcun motivo di dover mettere una censura automatica, è ovvio. O adesso che lo mettono è peggio di prima, secondo me. Abbiamo ribadito al team dei freelance newser che i contenuti legati ai temi della violenza sessuale non sono argomenti che vogliamo trattare nelle news. Vabbè, la testa è partita. Proprio ciao. Cioè, ciao, censuriamo. Cioè, piuttosto che aggiustare il tiro, facciamo una bella cosa. Non ne parliamo mai più. Beh, bravi. Esattamente come i problemi veri, giusto? I problemi veri, invece di affrontarli, mettiamo la polvere sotto il tappeto, nascondiamola, eh? Mettiamo così. Quindi non ne parliamo più e non è mai successo? Non succederà mai? Certo che succederà. Purtroppo nella vita reale, forse per fortuna nei manga, tanto i manga sono finti, voglio dire. Nel ribadire le mie personali scuse e quelle dell'intero staff di EveryEye.it, vi assicuro che faremo del nostro meglio perché errori come questo non si ripetano più. A me sembra peggio sta cosa, è peggio dell'articolo di prima, peggio, perché si è arrivati alla censura. Cioè adesso, se c'è una narrativa che richiede la violenza sessuale, tipo va Berserk, che deve essere raccontata in qualche modo, scritto bene, non si può più fare perché, beh, mi dispiace, non parleremo mai più di stupro. Ah, tutto a posto. Benissimo. Il problema non è che ha parlato dello stupro, il problema è che ha detto, per le donne, naturalmente, è da tenere in conto la possibilità di essere violentate. Ma naturalmente, ma dove, come, quando e perché? Beh, è questo il di problema. Non che abbia parlato del destino di Ginny di One Piece qua. Non è questo, è questo che non va bene. Ma pure tutto il resto probabilmente sono state violentate. Ma secondo me lui c'aveva proprio un desiderio. Fammi vedere questo che ha fatto. Che scrive di solito? Cosplay di Makima. Ottima notizia. Cosplay di Temari. Vai. Perché mi aspetto che se le apro sono tutte gnoccone? Uno splendido cosplay di Shikimori. Io vedo un pattern. Ma che è un personaggio complesso, bla bla bla. Sì, e poi c'è sempre l'Instagram, immagino, della ragazza in cosplay. Bene. Appassionato di manga a causa di Naruto, Fullmetal Alchemist e Death Note. Ecco qua, lo sapevo. E adesso la colpa sarà di Naruto, Fullmetal Alchemist, Death Note. Ecco qua. Passa la giornata alla ricerca delle storie nipponiche assolutamente da leggere. Boh, mamma mia, mamma mia. No, poi dispiace perché va a finire sempre che in qualche modo si cerca di decontestualizzare la cosa, dare la colpa a ciò che potrebbe aver creato in lui questo sentimento. E succede anche quello, che poi ci sono quelli che dicono, vabbè, lui è un coglione, cioè palesemente un coglione a scrivere sta roba. Poi ci sono quelli che cercano in qualche modo di giustificare, dicono, se vedi Misa in Death Note, però che personaggio è? Se vedi personaggi di Naruto, che personaggi sono? Sono anche gli stessi che dissero Demon Slayer il nuovo Fullmetal Alchemist. Vabbè, allora, tralasciando la dubbia utilità di questi articoli, che sono proprio... cioè, questi sono proprio gli articoli che tu fai per due click. Cioè, ti sei venduto per un pugno di click. Ed è orribile, orribile. Boh. Non penso che le ragazze abbiano bisogno di essere costantemente redarguite in qualche modo. No, ma che mi spiace.
Cioè, a me spiace di questi articoli orripilanti, di queste cose che vengono scritte senza un controllo, senza un senso. Ma poi queste cose qua, che cosa fanno notare in realtà? Non fanno notare altro che manca, come sempre, un controllo. Cioè, in un sito del genere, che dovrebbe essere una realtà affermata, istituzionale, buona anche se vogliamo, cioè buona nel senso che dovrebbe raccogliere, dovrebbe essere un luogo che raccoglie delle cose positive, cioè delle informazioni che ci fanno crescere, quindi noi scopriamo delle cose attraverso un portale del genere, questa notizia. Ma cosa fa scoprire, prima di tutto? Cosa fa scoprire che tu non possa sapere semplicemente avendo il dono della vista e quindi leggendo e capendo quello che succede nel manga, tralasciando questa, proprio lo strato più banale. Ma cosa dovrebbe come dovrebbe arricchirci una notizia del genere? Guarda, ci sono gli stupri in One Piece e le ragazze devono sapere che potrebbero essere violentate. Come questo arricchisce la nostra vita in una maniera positiva o ci dà delle informazioni utili? Io non... È questo che non riesco a trovare in nessun modo, pure volendo dire vabbè, è un articolo di merda, però ci ha dato qualcosa, non ci dà niente. È un articolo di merda, non ci dà niente, è pieno di pregiudizi, perché è pieno, cioè è proprio una di quelle cose che magari lui non lo direbbe mai apertamente, ma si vede che è figlio di un retaggio che porta tutti i segni di quel patriarcato che nella realtà è stato sgretolato moltissimo negli anni, ma che persiste tanto in alcune frange italiane, francesi, tedesche, giapponesi, nel mondo dappertutto c'è. Ok, dappertutto c'è un po' di patriarcato, è rimasto. Per fortuna è stato sgretolato in buona parte. Ma è assurdo, è assurdo. Volevo avvisarci, casomai dovessi trovarmi nell'universo di Oda. Può essere, magari voleva dirti, guarda che se finisci nel manga, ti stuprano, Può succedere, lo devo vedere. E allora limitiamoci per un momento ai fatti, perché due giorni fa, che giorno? Due giorni fa, 12, domenica scorsa, su di un sito generalista molto noto, non ci interessa neanche più sapere qual è stato, è uscito fuori un articolo imbarazzante. No, si deve sapere, everyeye.it, si deve sapere. Il cui titolo, lo devo un attimo leggere, era «Quanti stupri ci sono stati in One Piece? L'elenco dei personaggi certi e presunti». Ora. Ma che cazzo, ma io è proprio assurdo. L'elenco dei personaggi certi e presunti, poi è un personaggio. Posto che io personalmente, dopo aver non solo preso coscienza dell'esistenza di un articolo del genere, ma dopo averlo letto, l'ho trovato estremamente sgradevole, perché è un pezzo che in poche centinaia di parole, tutte SEO oriented, cioè tutte orientate in modo da spiccare all'interno dei motori di ricerca, quindi all'interno di Google, se tu cerchi One Piece capitolo 1098, quanti stupri ci sono stati in One Piece? Questa è l'idea. Un articolo del genere derubrica fondamentalmente quello che è un atto violentissimo a una hit parade, quindi no, la classifica spicciola delle violenze sessuali all'interno di One Piece, classifica da snocciolare quasi come se fosse una sorta di rosario, e per me, e sottolineo... Sì, ma io non riesco a non vedere all'interno di questo pensiero anche un certo tipo di perversione, cioè non solo il cercare di redarguire le ragazze sulla cosa, ma anche dire, però sotto sotto mi piace, cioè sotto sotto vorrei vedere, vorrei sapere, e chi cerca una lista del genere perché vuole vedere quella roba là. A volte per me anche solo il fatto di aver pensato di banalizzare un argomento che, come anche raccontavamo sabato proprio nel corso dell'approfondimento del capitolo 1098 di One Piece, merita una sensibilità argomentativa che non tutti abbiamo, anche per i nostri limiti personali. Io lo raccontavo, mi sento sempre molto inadeguato quando si devono tentare di raccontare determinate problematiche. Per me, ecco, tutto questo ambaradan, quell'articolo che può essere magari il trigger di tutta questa faccenda, però dal mio punto di vista è proprio la cartina di tornasole dell'appiattimento
culturale e cognitivo a cui in generale è arrivata la discussione, non solo intorno all'argomento One Piece, ma proprio intorno ai fumetti. E di nuovo voglio ripetermi. Vabbè, non c'è proprio la discussione qua. Perché ne abbiamo detto sabato, ma secondo me certe cose... Sembra ci sia una sorta di malizia di fondo, come se si spingesse i lettori a immaginare le scene. Sì, 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 ma lo penso anch'io. Poi soprattutto in One Piece, che seppure è successo nel passato di questo personaggio, tipo è, guarda, un flashback buio dove tu non vedi nulla, perché One Piece non è proprio la serie adatta per raccontare un rapporto sessuale, cioè... Non c'è manco il divertimento di vederla. E lo si deve fare non solo quando parliamo, in questo caso anche se parliamo di un'opera di finzione, perché non è importante l'opera di finzione o il mondo reale in questo caso. Cioè l'importante è affrontare senza banalizzare un argomento, una tematica. Tant'è vero che lo stesso Oda all'interno di One Piece capisce, comprende che per arrivare a parlare, a mostrare un argomento così sensibile all'interno di un magazine che è pubblicato teoricamente per un target di ragazzini, in realtà ti racconta questa violenza sessuale tra le righe. E vu studasti cazze notifico ogni volta, mannaggia sommo Buddha. Non te la esplicita, te la fa comprendere, la accenna solamente, te la fa vedere attraverso i dettagli di un corpo martoriato e quindi tu immagini che cosa sia successo. E attraverso, diciamo, questo meccanismo narrativo comprendi che cosa è successo. E questo perché, lo diciamo sempre, il grande potere, la grande forza, uno degli elementi più interessanti di One Piece è la stratificazione narrativa delle Shiro Sensei, per cui se un bambino legge il capitolo 1098 parlando dei draghi celesti che hanno reso Ginny una sposa, non capiscono se sono bambini. Se lo legge un ventenne, un trentenne, un quarantenne, un cinquantenne, lo capisce invece che cosa è successo, perché nel momento in cui rapisci forzatamente una persona e la obblighi ad avere dei rapporti sessuali, quella si chiama violenza sessuale. Questa è la storia, lo raccontavamo anche sabato. E One Piece, e lo diciamo sempre, è un fumetto splendido. Non è un fumetto perfetto, è un fumetto pieno di mancanze. Anche all'interno del capitolo 1098 ci sono delle problematiche, ci sono delle cose che non funzionano, ci sono delle cose che non suonano. Però poi, secondo me, vengono comunque... diciamo così, distrutte. No, questa è mia. In questo caso il termine, ma quante cazzo di notifiche, dall'aulicità narrativa. Nonostante tutto, nonostante la bellezza, vabbè, poi il 1098, parlare di bellezza per il capitolo 1098, che è un capitolo che non è nemmeno riuscito a consegnare concluso. Non so se voi l'avete visto, ragazzi, il 1098 è proprio fatto solo di bozze, ci sta le matite, cioè qua così, i personaggi con la matita, con la bozza sotto, nemmeno inchiostrati, cioè, e la gente ovviamente non capiscono una minchia di fumetto, dicono pure, per me è bellissimo così, come Codro Ippo, testa di c***o, non capisce niente. Dice pure, no, è bellissimo. Quando l'ha fatto Gege Akutami per Jujutsu Kaisen, gli hanno fatto il mazzo a tarallo. Come si è permesso? Quando lo faceva Togashi per impedimenti fisici veri, non è buono, non serve a niente. Lo fa Eiichiro Oda, wow, è bellissimo. Proprio il doppio pesismo dei figli di che leggono One Piece. Veramente, vi deve venire una mazza nel culo fortissima. All'improvviso, diciamo, deve uscire così. Boom, una bella mazza intera nel culo. Determinati argomenti, anche a proposito di One Piece, perché One Piece è il trend topic, è il topic del momento, ormai tutti, di default, a prescindere, ne devono... Sì, stacce, cave, va bene, Gringarurumon, io ci sto e tu ti stai, che verrai bannato. Ne devono parlare a proposito, a sproposito, è bello, fa schifo, è una chiavica, è lungo, è lento, non è importante, ne parlano tutti, se ne deve parlare. Perché? Perché One Piece, essendo il fumetto più venduto del mondo, più venduto di tutti i tempi, genera click, genera traffico. Ecco qua. Amore, posso dirti sinceramente una cosa che mi parte proprio dal cuore, a rovescio questo cappello.
distrutto con fatti e logica, a quanto pare. Ma vai a fare in culo, Giovi, ancora stiamo parlando dell'articolo? Ma non vedi che la live è completamente derivata? Altri attacchi alla mia persona. Prepari quello zio cinquantenne che è appassionato di fumetti. Ma come quello già cinquantenne appassionato di fumetti? Questo è un elemento di moda, è un cappello modaiolo. Già in riva al mare, col costume a mutanda, con le mani dietro la schiena, che conversi con qualche tuo coetaneo. Mio coetaneo? Io non metto mai le mani dietro la schiena. Coetaneo, se tu avessi, aumentiamo l'età, 70 anni. 70 anni, dipende da 50 a 70, ma te sei una merda umana. Amore, ma che differenza c'è tra Goldrake e Mazinga? Eccetera. E beh, come che differenza c'è tra Goldrake e Mazinga? Sospesa anche tu, mo ti blocco. Sono due robot diversi. Mi rendo conto alle volte che il mio lavoro in tutti questi anni è stato forse inutile, perché se ancora oggi, a proposito davvero di un fumetto così stratificato come One Piece, lo standard sembra essere diventato articoli, pezzi, contenuti del genere, evidentemente io ho sbagliato qualcosa. Ecco qua, Sommo Buta che con ironia, nella beffa c'è la verità e nella verità c'è la beffa, dice pure: perdonatemi se ho sbagliato tutto, io ho cercato di darvi una strada. Ma tu che cazzo di strada ci potevi indicare se là dietro c'è quella merda di edizione di Berserk della Dark Horse che deve essere devastata? Ma stai zitto. Vedere quest'altro cretino, va.